Un altro modo per dimostrare che il principio di Clausius implica quello di Kelvin è questo. Di nuovo immaginiamo per assurdo che sia falso l'enunciato di Kelvin. Allora esiste una macchina anti-Kelvin capace di prelevare calore da una sorgente, per esempio a temperatura fredda T1, e di trasformare questo calore integralmente in lavoro, diciamo 100 joule. Allora utilizziamo questa conversione integrale di calore in lavoro preso da un'unica sorgente fredda per sollevare di nuovo i pesi di un mulinello di Joule, dove inizialmente c'era acqua fredda, ma poi la caduta dei pesi ha riscaldato quest'acqua, portandola a una temperatura T2 maggiore della temperatura T1. Dunque, utilizziamo questi 100 joule della macchina, forniti dalla macchina anti-Kelvin per ricaricare il mulinello di Joule. Lo facciamo molto lentamente, in maniera tale che le pale girano pianissimo e quindi l'acqua non si scalda, già era calda alla temperatura T2, ma non si scalda ulteriormente quando noi ricarichiamo di energia potenziale gravitazionale i pesi della macchina di Joule. Potremmo anche evitare del tutto di far girare le pale semplicemente riavvolgendo il rocchetto del filo. Comunque adesso la macchina, cioè il mulinello di Joule, è di nuovo carico con i pesi in alto e con i pesi che hanno 100 Joule di energia potenziale gravitazionale. Quindi lasciamo cadere i pesi, le palette, riscaldano ulteriormente l'acqua e i 100 Joule di energia potenziale gravitazionale diventano energia termica dell'acqua che era già calda alla temperatura T2. Quindi di fatto che cosa si è realizzato? Un trasferimento di 100 joule di calore prelevati dalla sorgente a temperatura T1 e poi ceduti all'acqua calda alla temperatura T2. Dunque è successo questo, che la macchina anti-Kelvin ha prelevato 100 joule di calore dall'acqua fredda, dalla sorgente fredda, li ha trasferiti al mulinello di Joule, ricaricandolo. Il mulinello di Joule, facendo cadere i pesi, ha trasferito questi 100 Joule di energia potenziale gravitazionale dei pesi, in energia termica dell'acqua calda. Quindi in pratica 100 Joule di calore sono stati trasferiti dalla sorgente fredda alla sorgente calda. Cioè la macchina formata dal mulinello di Joule più l'anti-Kelvin ha trasferito una quantità di energia 100 Joule da un corpo a temperatura minore, la sorgente fredda, a un secondo corpo a temperatura maggiore T2, l'acqua calda, all'interno del contenitore di Joule. Il trasferimento di energia è l'unico effetto della trasformazione, perché alla fine i pesi della macchina di Joule sarebbero nuovamente abbassati come all'inizio. Ma allora abbiamo creato una macchina anti-Clausius, che trasferisce spontaneamente 100 joule di calore da una sorgente fredda a una sorgente calda, contro l'ipotesi. Dunque, se esistesse una macchina anti-Kelvin, sarebbe possibile costruire una macchina anti-Clausius.